La Palestina. Buongiorno. Spendo un po' di roba così tanto per promemoria visivo del miele. Arrivo prima, non c'è problema. Bel cavallone, bello. Allora.
Guarda, farmi il video che dopo su YouTube ti do 100 euro. Ti devo per forza censurare. Sì, ecco che hai detto quando mi ha letto che chiamato. Corri, corri te, scendi, corri. Dove sono i tanti sugli occhi? Ce la capiamo. Mettimi dei tuoi quando erano giù. Per me non è più giusto. Ho visto che c'è un paradiso, lo dici? Guarda che io sto combinando con le mie tasche. La roba così, come fastidio, e sono riuscito a fare. Per fortuna che abbia la birra con lì, Mario! Guarda cosa cos'è. Cosa sono questi? No, fugascini. E cosa sarebbero in pratica? Polenta, sì? Cristaleggio dentro, sì. E poi arrostiti in crociera. Di crociera, secondo me qualcuno è pronto. Sì. Spendo. Polenta. Cos'è caratteristico qua? Caratteristico. Capito. E qua invece cosa ci mettete? Del posto, il taleggio che si mette in mezzo, si mette in mezzo, lo fa così, capito. Poi si chiude, capito. Si chiude, poi si arrotola, sì. Quindi? E quindi così poi si mette a arrostire là, capito. A brustolino, a brustolino. Capito. E quanto tempo occorre per la cottura? 10 minuti, capito. Quarto d'ora. Pensate che sta formando. Poi riscaldare. Ma non
Questo cos'è questo? Cos'è, che roba è questa? Paradel. Ah, paradel. E quelli invece cosa, come si chiamano quelli? Che punti di vista mi ha detto? Almeno male che lo stato non è sonoro. No? Lo sai, perché siccome io mi ricordo la sua mamma che andava a fare il pigiama col pancione, io ho vissuto molto la sua vita. Perché allora ero molto giovane, no? Non ero ancora il lavoro con lei. Ah, lui è mio marito, lui è lì. La Silvia è la testa palla della Medusa, vedete di qui. Ah no, la testa bella. Guarda, cantina. Ah, c'erano anche i funghi, no? Cosa sono quelli? C'erano i funghi, no? No, sono pezzi di carne. Ah, capito, grazie. Sì, carne con il brodo buono. Grazie. Grazie.
C'è un... se ne può fare vedere ancora quel lavoro lì che vedi veramente che materiale è quello che sta qui? A castagno. Ah, castagno quello, perché castagno là? Perché il nocciolo è più... c'è castagno. Ah, per quello. Castagno è più, diciamo, più resistente. Invece quello... a marcire, non c'è qualche secolo. E quello se solo per tenerlo fermo, non fa niente. Sì, sì, solo... Capito. E poi c'è quelle strisce di... Le strisce invece si tolgono così. Questo è un altro... E cosa sono fatte le strisce? Le strisce sono fatte... Guarda lì, ecco i rametti. Guardate, guarda l'arco! Sì, guardate qua. Guarda l'arco, Andrea! Porco cane, te l'ho raddrizzato. C'è che c'è un arco che deve... Si segna qua. Si segna pezzettino, così. Si piega un po'. Ah, viene via. Praticamente si toglie un anno della pianta. Un anno? Ogni giro, pianta. Praticamente un anno. E questo è il materiale? Questo è nocciolo. Nocciolo, e quell'altro è quello castagno. Castagno. Capito? Che si piega, no? E quanto tempo ci impiega a fare una gerla, tipo quel formato lì? Questo qua ci vorranno 40 ore. Perché? Cioè a farlo, perché dopo io lo faccio solo un po' la sera dopo il lavoro. Ah, ho capito. Ah, eccolo, no, lo faccio solo per ore. E cosa viene a costare una... tipo, no, su che cifra... Però che... così ci vorranno 200 euro. 200 euro, capito. Vabbè, quanto è il tempo, eh. Ok, la ringrazio allora, eh. Buongiorno. Riprendo gli oggetti. È una buona volontà di non tirare fuori la macchina fotografica perché è cosa di visione maniacale, però avendo gli elementi più... Che bello, il gioco appunto. Anche ma è interessante vedere quello che fa la gerla come... Ah, è bello. Il materiale naturale. Puoi girare un po'? Grazie, eh? Ma io mi faccio una bottiglia dell'acqua, Grazie, è molto gentile. Thank you.
Per leggerle. Thank you.
Grazie. Guarda il filmato, è quello che fanno i sassolini bianchi per il Pierino delle favole, no? È una battuta. Ah, è una battuta, mica credo. Io ci credo. Se lo sento un po', in questi tempi calamitosi, senza futuro, senza speranza. Guarda, sul serio, ha ragione. Buonasera.